Sfiora i 900.000 euro la somma che il CREAF deve alla provincia a titolo di interessi e penali per il ritardato rimborso dei 5 milioni e 900.000 euro prestati come anticipo finanziario per aiutare il centro di ricerca e alta formazione di cui la provincia è socia a decollare. Decollo che non c'è mai stato e anzi ad oggi il CREAF è ancora a caccia di identità ed è rappresentato solo da un immobile vuoto in via Galcianese, costato complessivamente ben 22 milioni di euro. L'emorragia è destinata ad allargarsi ulteriormente, come testimonia il bilancio 2014 che chiude con un'altra perdita, quasi 500.000 euro, cifra sostanzialmente simile al 2013. In una determina provinciale di ieri gli uffici calcolano l'ammontare di interessi attivi e delle penali che vantano da CREAF per i quali quasi 6 milioni di euro prestati tra il 2009 e il 2010. Sommando interessi e penali per il ritardato rimborso del capitale nel 2011, 2012, 2013, 2014 e parte del 2015, si arriva a un totale di oltre 862.000 euro. A niente sono valsi i solleciti inviati dalla provincia al CREAF. D'altronde il CREAF non produce niente, di conseguenza non può far fronte ai propri impegni finanziari. L'ultima speranza è affidata al progetto Polo Scientifico Tecnologico, che dovrebbe partire entro il 2015. In sostanza l'idea di fare del CREAF un incubatore di impresa, con un'incognita. L'immobile di via Galcianese è ormai vecchio, potrebbe aver bisogno di una sistemazione per poter essere utilizzato, significa impiegare altri soldi pubblici. In sostanza, un pozzo senza fondo su cui pende anche un esposto alla Corte dei Conti presentato dall'opposizione nel precedente mandato e su cui niente si sa ancora.